Al bagno Alvaro a Gatteo Mare, prima edizione di Miss Tagliatella Romagnola, con la sfida tra d'ore per decretare la migliore pasta tipica. Per il primo anno al bagno Alvaro si tiene questa Miss Tagliatella. Chi è che vince? Ah, questo lo scopriremo fra un po'. Sono tutte massaie e quindi vedremo il risultato finale, dove ci porterà e a chi ci porterà. Allora, sono più di 10 le partecipanti, sono tutte a Sdore? Ma io credo di sì, perché tanto sono tutti qui, se non è romagnole, emiliane, insomma. Qualcuna mi sembra piemontese, una piemontese, e per il resto sono del territorio, diciamo così, della regione. Ecco, è bello anche riscoprire un po' le tradizioni della cucina. Certo, certo, anche perché la Romagna, se vogliamo, l'Emilia, anche l'Emilia-Romagna sicuramente ha una tradizione culinaria non da poco, insomma. Diciamo che in Italia, assieme a qualche regione del sud, sta sicuramente fra le migliori. Senta, ci sono vari tipi, no, di tagliatelle, lo sappiamo, c'è chi preferisce la romagnola, l'emiliana, c'è un po' una guerra. Lei che cosa preferisce? Io mangio le tagliatelle che farò già alla mia moglie. Senta, quest'anno un'animazione nuova, questo concorso, questa Miss Tagliatella, però sono veramente tanti decenni che lei fa questa attività. Sì, questa attività sono precisamente la 54esima, diciamo, cioè 54 anni. Ho cominciato la metà degli anni 60, siamo nel 2020, fra poco, quindi... Come ha visto cambiare i turisti? Ma una volta qui, diciamo così, quando io ho cominciato, diciamo che era un po' agli albori dello sviluppo, diciamo, turistico locale, e prevalentemente erano turisti di lingua tedesca, svizzeri anche, in parte anche di lingua francese, ma comunque prevalentemente stranieri. Poi invece nel tempo c'è stata un'evoluzione, particolarmente a metà degli anni 80 c'è stato praticamente un cambio di moda del turismo, cioè si è cambiato il modo di fare turismo, nel senso che la gente ha imparato a viaggiare di più tramite i grossi tour operator europei. E per fortuna l'Emilia Romagna ha avuto, diciamo così, un buon turismo interno, che forse ha penalizzato altre zone come la Liguria e la Toscana, ma però ha mantenuto dei livelli abbastanza alti di presenze sulle coste emiliano-romagnole. Negli ultimi anni c'è stata una flessione, particolarmente nei lidi ravennati, di presenze, anche perché la crisi economica chiaramente si fa sentire, anche se noi qui a Gatteo Mare dobbiamo dire sinceramente che assieme a Cattolica siamo le due realtà che hanno tenuto il mercato. Lei è un'ambasciatrice della buona cucina, della cucina romagnola nel mondo. Oggi siamo qua per parlare di una regina della nostra cucina, la tagliatella. Sì, diciamo che io sono orgogliosa di questo e, come hai detto, porto in giro veramente la cultura romagnola in tutto il mondo. E oggi in occasione facciamo Miss Tagliatella. Miss Tagliatella oggi è un evento così che abbiamo voluto fare con Alessandro al bagno Alvaro e così con i nostri clienti. Sarà una giornata divertente, faremo anche, diciamo, la vincitrice di questa Miss Tagliatella e poi dopo la assaggeremo tutti insieme con il ragù di Alessandro. Ma la tagliatella DOC, proprio quella perfetta, com'è? Perfetta, diciamo che la perfetta dipende anche la tagliatella, se è fatta che va mangiata quella con ragù o quello con la tagliatella, il tagliolino magari col pesce. Diciamo che... Diciamo il ragù, che è un po' quella classica. Quella classica. È una tagliatella di 6 mm più o meno, anzi a Bologna l'hanno anche depositata, ma noi in Romagna più o meno andiamo con la tradizione della famiglia. C'è quella famiglia che la fa un po' più larga, un po' più stretta, però noi la facciamo comunque sottile, dove quando riusciamo a capire quando è giusta si deve leggere il giornale sotto, si dice. Questa è curiosa. Sì, e questa qui è quella che noi diciamo è la sfoglia perfetta.
Lei come si chiama? Clara. E oggi ci prepara la tagliatella migliore, che è fatta come? Con la farina, le uova e poi tanto mattarello, speriamo il bene. Lei da chi ha imparato a fare le tagliatelle? Ma cioè io di solito non le tiriamo mai col mattarello, però mia mamma quando era piccola ha cominciato da piccola e anche adesso le tira ancora. Io ho provato qualche volta ma non è che sia proprio speciale. Senti, ma poi i figli, le figlie la faranno la sfoglia o no? No, non penso mica, no, non credo proprio. Lei si chiama? Graziella. E viene da? Milano. E a Milano si fanno le tagliatelle? No, si comprano già pronte e le fanno nelle aziende. Quindi oggi come facciamo? Ah, questa è la prima volta, non so da che parte iniziare, però speriamo in bene, che devo dire. Lei fa parte della giuria, qual è la tagliatella che vince? Secondo me è quella morbida, non molto larga e molto sottile. Alla romagnola o all'emiliana? All'emiliana. Ma qui siamo in Romagna. Sì, ha ragione, però io ho sempre mangiato quelle. Comunque adesso vediamo oggi le romagnole cosa fanno. Speriamo che... Io guardo quella che è più buona. Sono al Bagno Alvaro, qui a Gatteo Mare. E mi chiamo Barbara e vengo dalla Repubblica di San Marino. E oggi abbiamo partecipato a questa gara di tagliatelle, sono contenta di essere stata la prima a vincere.